Buongiorno. Oh, è passato tempo però, eh? Eh sì. Perché ci sono barre Gigi. Però Pino, ti voglio ricordare che la lingua ufficiale di questo stato è l'italiano. Ah sì, è l'italiano. Sì. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a questi signori, uomini chic e femmine che fa la presentazione. No, che presentazione. Oh, ma a proposito, leggi qua. Questo manifesto, siano al centro, addirittura hanno rinunciato a 17.000 euro di indennità. Più o meno grande sto sindacalesiano, eh? Vabbè, ma è un grande. Ma è normale, appunto, l'aveva detto in campagna elettorale e l'è fatto. E ci qua abbiamo recuperato 17.000 euro e altri soldi saranno recuperati negli anni a venire. Cioè, ma tu ti rendi conto? E hanno detto che destinano questi soldi al verde pubblico, ai vigili urbani, sentite? No, alla sicurezza. Vabbè, ma sappiamo già dove vanno a finire i soldi. Alla sicurezza. E ai giochi per i bimbi. Ovviamente la voce più grande del capitolo spesa, i giochi per i bimbi e il verde pubblico, no, è la sicurezza. La voce più piccola è quella dei giochi per i bimbi. Però fu promesso in campagna elettorale. Però fu promesso in campagna elettorale che avrebbero speso il minimo indispensabile, il minimo sindacale per i bambini. No. Fu promesso, diciamo le cose come stanno. Innanzitutto, è che noi ci conoscono, lei no. Innanzitutto presentiamo Maria Di Filippo che ci ha raggiunto oggi per questa registrazione della trasmissione Le Stelle in Edicola, lo ricordo, con la collaborazione di Radio Miranda. Ok, salve, benvenuti, sono Maria Di Filippo e sono qui in compagnia di Pino Apicella e del nostro Gerardo Sciacca. Grazie, che professionalità. Mamma mia, sta portando la serietà in trasmissione. E voi pensavate che fossi una qualunque? No, però ci stai dimostrando, col tempo di essere non proprio quello che all'impatto sembra. Uno può avere un'idea all'inizio di una persona e poi... Ma ben vengano le idee, ed è bella la meraviglia. È bene la meraviglia ed è bene smentire. E noi abbiamo oggi Maria qui con noi proprio per smentire o per cercare di smentire... O di capire. Dai. O di capire. Ufficialmente vogliamo capire. Ufficiosamente sappiamo già perché abbiamo già capito e quindi abbiamo Maria con noi perché ci deve spiegare ci deve illustrare, fai il disegnino praticamente, pure per noi che siamo scemo, io ti fai il disegnino, esatto. Perché non è tutto oro ciò che è scemo. Non è tutto oro ciò che luccica, lo sappiamo bene, e in realtà ciò che c'era scritto in questo manifesto di Siano al Centro di Giorgio Marchese non è tutta la verità. Cosa meglio, ne dici? O meglio, non è che non sia verità. Deve essere un attimo illustrato in un altro modo, a mio avviso. E quali sono i dubbi? I dubbi sono che secondo me il sindaco e i consiglieri, il sindaco e gli assessori si hanno tagliati all'incirca un 400 euro al mese. Quindi diciamo che tutta questa eclatante 17.000 euro che sembrano così tanti, in realtà se andiamo a vedere nei fatti, come poi d'altronde ci sono stati molti documenti che ci hanno fatto vedere per giustificare che loro stavano dicendo una verità fondata, alla fine a conti fatti 17.000 euro semestrali totali per il sindaco più il presidente della giunta più i 5 assessori e all'incirca sono 400 euro di rinuncia al mese. Questo è comunque. Cosa buona, tu cosa dici, però, voglio dire, non c'è né sostanziale, non c'era bisogno di fare tante... Non dicevo tanta pubblicità, ovviamente 400 euro sono soldi, nessuno di questi temi voglia dire che non sono soldi. La rinuncia ben venga, l'avevano detto in campagna elettorale, però voglio dire... Però c'è stato anche questo gap comunicativo, se mi permetti, più il gap che il comunicativo, che a un certo punto non si capisce effettivamente da dove si parte, chi parte e chi modifica per arrivare dove siamo oggi. In verità ci troviamo lungo una scia che viene già dalla precedente amministrazione. In verità non si capisce dove si vuole arrivare. Vabbè, penso che questo lo vedremo strada facendo. Solo 60 giorni, ragazzi. Ufficialmente siamo nel 60° giorno di G dopo Giorgio. Pensi, 60 giorni? No, 60 giorni è il 6 agosto. Sei dal secolo, siamo quasi al 60° giorno di G, dopo Giorgio. Prima di Giorgio, ci stava... Quindi da oggi noi ci stava S, Sabatino, o T, tenore.
Okay. Capito? Okay, okay, ma quindi vabbè. Oggi vogliamo usare questo... Sì, sì, DG. Perché okay. È la prima settimana, è solo una settimana, fateli lavorare! Vengo dopo il DG. Vengo dopo il DG, vengo direttore generale. E vengo e rimango qui, insomma, perché speriamo di no. Speriamo di no. Allora, facciamo un discorso molto semplice, quindi cerchiamo anche di arrivare al fondamento. Io poi ci arrivo al fondamento della comunicazione allora. Allora, la cosa... dovuta al cellulare pezzotto di Pino, è tutto a posto. Vabbè. Continuiamo comunque sul discorso indennità, scusami per l'interruzione, no, Maria, ma... continua. Figura, si può capitare, andiamo avanti. No, il discorso dell'indennità è semplice, penso che sia partito da una riflessione che ho fatto io, ma che possiamo fare tutti, perché siccome i dati sono pubblici, possiamo leggerli, quindi non vedo nessuna... ostacolo a farlo, nel senso che se al bilancio c'è la voce indennità pari a 90.000 euro, che ne ha parlato anche nella discussione avvenuta il 22 giugno il vice sindaco Filippo Russo, allora si presuppone che queste indennità debbano comunque, siccome c'è già una delibera di giunta precedente della passata amministrazione del 2012 che prevedeva il 60% della diminuzione dell'indennità da destinare al sociale, stando quindi a conti fatti, da 90.000 euro, se giriamo il 60% che sono 54.000 euro destinati al sociale, ne restano ben 36.000. Di questi 36.000, i primi 6 mesi spettano agli assessori della scorsa amministrazione, i restanti ovviamente sono della neogiunta. Scusa, ma quelli dell'amministrazione precedente che cosa hanno detto? Rinunciano? Che è importante pure questo, certo, sarebbe opportuno tu non metterlo a notizia, voglio dire. Anche ragazzi, perché scusami se mi collego e ti distruggo, se noi andiamo sul sito internet, la così tanta palesata trasparenza, spada di battaglia e di vittorie, voglio dire, sul sito internet noi ancora oggi, sono passati solo 60 giorni, non neanche, ti incazzare neanche 60 giorni, DG, non riusciamo ancora a vedere sul sito il reddito del nostro assessore, le proprietà del nostro assessore, cose previste che devono essere dichiarate, e dovrebbe stare là. Ma questo perché? Perché a questo momento noi andiamo a capire nel prossimo futuro se effettivamente viene solo carta scritta oppure ci sono degli introiti diversi rispetto a quelle che ci avevano Pino, ma non stiamo dicendo che questo lo fanno, però voglio dire, messi nella condizione di capire. Pino, allora io devo dire, perché non è che si può dare soltanto la colpa al politico di turno, io devo dire che negli altri comuni in cui si è fatta campagna elettorale, in cui ci sono state le elezioni amministrative quest'anno, i candidati avevano già detto il proprio reddito prima delle elezioni. Certo. Cioè, noi qua stiamo parlando di un dato di fatto, cioè che a Siano la cittadinanza non ha senso critico, e questo lo sappiamo. Bisogna ribadirlo, perché sennò siamo sempre a puntare il dito. Lo dobbiamo ribadire, ma dobbiamo costruire. Siamo sempre a puntare il dito. Noi puntiamo il dito. È vero questa cosa, voglio dire. Ma sul giusto, ma per capire, mica perché è una colpa. La questione è per capire. Quando uno che capisce, quando fa domande. Se non fai domande, ti attieni a quello che ti dicono. Poi te ne vai a casa e non hai capito niente. Ma infatti il mio discorso sull'indennità è quello che io capisco da quello che leggo. Quindi stavi dicendo, come ci si arriva a 17.000 euro? A 17.000 euro io, da quello che leggo, penso che siano i 6 mesi spettando la neogiunta dai 36.000 euro rimasti torti, 54.000 destinati al sociale. Sarebbe un po' di conti, sembrano tutti conti ravvicinati. Cioè, nel senso, si arriva alla somma di 17.000 euro. Si arriva a 17.000 euro. Quindi è un dato certo, ma il problema non è il dato certo di 17.000 euro. Il problema è capire se anche nei prossimi anni al bilancio arriverà sempre un'indennità di 90.000 euro oppure la rinuncia sarà diversa. Questa mai è una domanda ulteriore. Quindi gliela facciamo direttamente, perché penso che qualcuno lo vedrà sto video. Gerard Schack si sveglia dal suo letargo estivo, intellettuale estivo, e mette in funzione la sua capacità. Ma chi gliela trova? Io oltre a mettere la mia bella presenza in video. Andiamo avanti. Stiamo chiedendo ulteriori informazioni per capire, cioè vogliamo dire,
l'indennità non è chiara come ci si arriva. Almeno... Perfetto, quindi lascia molto spazio alla fantasia altrui. Perfetto. E anche oltre a questo, la domanda sulla spesa sociale, in realtà, cioè quei 54.000 euro dove che sono? Dici dove sono? Sono? Perché la vera domanda è questa, perché il compito poi della nuova amministrazione dovrebbe essere anche quello di capire. Capito. Quindi 54.000 euro precedentemente rinunciati per il sociale. Esattamente. Non si capisce al bilancio dove stanno. Qual è il capitolo di bilancio interessato? Io chi è qua da chiedere? Ma risponde. La domanda che io faccio è: perché destinare soltanto 17.000 euro alle opere, come, cioè, che dicevamo prima, come il verde pubblico e i giochi per i bimbi, se a bilancio, che ricordo è stato recentemente approvato da Giorgio Marchese, che è il vecchio bilancio della Giunta Tenore, approvato senza discussioni, senza modifiche, senza variazioni, capisci bene, senza fare discussione, sì, abbiamo approvato. Se ci sono 54.000 euro da destinare per il sociale, ma santi Dio, giostre per i bimbi non sono cose per il sociale? Il verde pubblico non è cosa per il sociale, ma stiamo scherzando. Però vedi che qua ci sta una cosa, loro avevano detto che in campagna elettorale, e questa operazione la facevano in 15 giorni. Due. Vabbè, ma... almeno il primo. Due aveva detto. Vabbè, però diciamo, diamoci buono il primo. No, due. Ma aveva detto due. Voi telespettatori. Uno o niente. Voi telespettatori e radioascoltatori non potete vedere, ma in realtà in questa villetta bellissima, tra l'altro pulita, per fortuna. Pulita per fortuna. Visto che praticamente anche gli alberi tifano per Giorgio, si sono abbassati per poter creare delle giostre per i bimbi. Poi si arrampicano e si apparano di quell'albero lì. L'altro albero è più basso per consentire le arrampicate. Quello è basso, quello è tagliato. Comunque voglio dire, alla fine, queste giostre in campagna elettorale, tanto che poi faranno, io sono convinto che lo faranno, però non in 15 giorni, è uno sbaglio temporale. Ma burocrazia per il tempo. No, ma io mi voglio fare un'altra domanda. Non è che non lo faranno in 15 giorni, non l'hanno fatto in 15 giorni, non l'hanno fatto. Ma per la burocrazia, sì, che non sapevano che esistesse nella campagna. Non lo sapevano, durante la campagna elettorale, 5 anni di opposizione, una big family politic che ha fatto sempre politica, non sapeva come poteva essere unita il tutto burocratico, cosa, voglio dire. Con tutti i soldi che hanno speso per fare la campagna elettorale, io li avrei spesi per non lo so, avere un insegnante, un tutore, fa ciò che vuole, e io avrei suggerito di prendere qualcuno che ci spiegasse un po' come funziona le cose. Ma fra poco, non mi preoccupare. Infatti si gira la mano, anche quando ci vuole un palle. Stanno suggellando la mia candidatura per... Non stiamo suggellando proprio niente, no. No, questa stretta mano sotto la fascia mia, sarà il simbolo della mia lista. Ma ce lo diranno per tutti gli 5 anni. E se poi cadi tu, io non c'ho un po'. Allora, torniamo a noi. Siamo quasi alla fine. Siamo oltre la fine, se per questo però... Allora dobbiamo... Conti, non importa. Siamo free. Trovare una conclusione, dobbiamo essere molto più tecnici, anche se capisco la tua esigenza, però dobbiamo stare nel palinsesto perché sennò c'è la voce che può. Bello fratello! Allora la questione è, stavamo parlando delle giostre, giusto? Visto che non ci abbiamo capito, ma siamo noi gli ignoranti probabilmente. Ma lui. Lo chiediamo. Lui. Brava, e quindi chiediamo i perché risposti danno meno possibilità di fantasticare. Certo. Mamma, si 12 milioni di debit... tante sbattute in campagna elettorale, come mai non ci sono più? Il documento che hanno presentato nel video, a dove sta? Che cos'era? Sembra ignoranza, sto parlando, la domanda però, cari cittadini, tifosi o non tifosi, è d'obbligo. Assolutamente, e allora, sì. Ora noi apprezziamo, perché qualcuno vuole sostenere che noi non apprezziamo niente, sfatiamolo sta cosa, perché è brutta, perché siamo persone vere, sincere, a me scherzose, magari possiamo dare fastidio. L'iniziativa di adottare un'area... Perfetto, che comunque bisogna dire che è un'idea venuta già prima, già fatto prima, voi loro la faranno meglio, noi siamo contentissimi. Anzi, annuncio ai nostri spettatori, sia video che radio, che chiunque vuole partecipare con l'associazione Impatto Ecosostenibile, noi abbiamo deciso di adottare, insieme all'Ampi abbiamo fatto la stessa richiesta, ma noi camminiamo sempre con noi ci siamo resi disponibili per adottare un'area di verde pubblico, quindi se qualcuno di voi vuole partecipare, abbiamo già presentato il modulo, quindi farà anche vedere, sta là, giusto per
Ecco, questa è la democrazia partecipata, vedi? Uno può fare anche un'azione perché i tempi non permettono le riflessioni. No, una delle ultime. Una delle ultime. Però voglio dire, alla fine bisogna concretizzare, bilancio però con documenti alla verde, mano. Eccolo qua. E la possibilità, questo è il documento. Questo è il nostro documento. Vabbè, poi lo metto in sovraimpressione. Questo è il nostro documento e se qualcuno vuole partecipare con noi per prenderci cura all'associazione. Sì, impatto ecosostenibile, Zero Waste Campania in questo caso, l'associazione di Cordapino, se più esperto di me in questo visto. Vabbè, abbiamo detto in tutte le salse, è nato nel 2009 a Siano, oggi investe un po' un carattere regionale, è stato anche invitato in comunità in Parlamento europeo a Bruxelles per parlare dei rifiuti zero e della strategia che dal 2011 lottiamo per portarla a Siano. Nella documentazione che è stato portato ci sono anche le richieste per questa amministrazione nella persona dell'assessore Gerardo Di Filippo in quanto è lui delegato all'ambiente. Aspettiamo una risposta, so che stai in vacanza, Gerardo, fatti una bella vacanza, vieni piuttosto e più pimpante e mettiamoci a lavorare intorno ad un tavolo di discussione, di confronto per decidere come vogliamo portare avanti la questione dei rifiuti, pure perché abbiamo 1.800.000 euro di debito col consorzio. Ma mo' i debiti ci sono o non ci sono? Questo lo scopriremo. È come la nebbia a Milano. C'è, ma non si vede. Speriamo. Io vi saluto, vi ringrazio. Un saluto ai nostri spettatori, agli ascoltatori di Radio Miranda, per le stelle in edicola con Pino Apicella, perché te ne sei andato dietro, perché è bella zio, bella. Un saluto da Pino Apicella, da... Buona giornata a tutti, magari Filippo. E da Sciacca Gerardo. Arrivederle stelle, ragazzi.